Nel reality show di Rai 2 è accaduto qualcosa di squallido e vergognoso. Giovedì sera su Rai 2 è andata in onda l'ottava puntata di Pechino Express 2018, condotta magistralmente da Costantino Della Gherardesca. Si è trattato di un appuntamento ricco di colpi di scena. Infatti, oltre ai Ridaciani, anche Paola Caruso ha dovuto lasciare il reality show perché ha scoperto di essere incinta. Ma non è finita qui, perché è accaduto qualcosa di molto grave. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa. Pechino Express. Un uomo chiede una prestazione sessuale a due concorrenti in cambio di alloggio. A Pechino Express 2018 c'è stata una vera e propria richiesta a luci rosse. Le protagoniste della brutta vicenda sono state Rachele Fogar e Linda Morselli. Nel corso dell'ottavo appuntamento, infatti, le due donne si sono trovate in grandissima difficoltà nel trovare un posto caldo in cui dormire. Dopo tanto girovagare hanno trovato un uomo disponibile ad ospitarle, ma lui voleva qualcosa in cambio: una prestazione sessuale. Senza nessuna vergogna, il diretto interessato ha fatto capire alle due concorrenti del reality di Rai 2 di andare a dormire a letto con lui, con le relative conseguenze. Pechino Express 2018. L'indignazione del popolo del web. Naturalmente la clamorosa richiesta dell'uomo ha provocato sgomento a Rachele Fogar e Linda Morselli. Ovviamente le due concorrenti di Pechino Express 2018 hanno immediatamente rifiutato la proposta, allontanandosi da quel posto. Dopo la puntata sui vari social network, soprattutto su Twitter, tanti telespettatori del programma condotto da Costantino Della Gherardesca si sono indignati, dicendo di aver assistito a qualcosa di vergognoso.